Come usi i soldi presi in prestito dalle banche? Esistono due modi per impiegare i soldi che le banche concedono agli imprenditori. In un mondo ideale, quel denaro dovrebbe essere un moltiplicatore dei risultati positivi che l'azienda sana è già in grado di raggiungere da solo con le sue forze. Cosa intendo? Che un'azienda sana, con una struttura finanziaria solida e un sistema di controllo e gestione efficace, è in grado di autofinanziarsi, ricavare la liquidità necessaria a coprire tutti i costi e generare utili sufficienti da reinvestire. Quindi può utilizzare il debito per accelerare la velocità della crescita e moltiplicare la redditività degli investimenti al netto dei costi di finanziamenti ottenuti. Nella realtà però le cose vanno diversamente. L'esperienza mi ha insegnato che la maggior parte degli imprenditori impiega il denaro preso in prestito dalle banche per coprire altri debiti invece che farlo rendere di più. Per questa ragione viene bruciato velocemente e sembra non bastare mai. Ed è normale, perché è effettivamente così. È come versare acqua in un colabrodo. Se non si chiudono i fori, l'acqua scorrerà sempre via qualunque cosa tu faccia. Di fatto quei soldi non sono quasi mai sufficienti a coprire le falle che una carenza di liquidità aziendale ha aperto. Sia chiaro, con queste parole non intendo certo dire che gli imprenditori siano tutti una manica di spendaccioni dalle mani bucate, tutt'altro. So bene che passi la maggior parte del tempo a ponderare bene i passi che fai e decidere dove allocare le risorse che ti restano. Il nodo della questione però è tutto qui. Quando vieni messo alle strette e le risorse sono risicate, il tempo a disposizione per riflettere è poco, sei mosso dall'urgenza, dalla pressione dei creditori. Questa pressione costante ti stanca, ti consuma, ti fa perdere fiducia e lucidità, non ti fa considerare le possibili alternative, anche perché magari non le conosci, nessuno te ne ha parlato e l'unica via d'uscita che pensi di avere sono i finanziamenti bancari. La ragione che ti spinge a rivolgerti all'amico direttore di banca è più di una. Di solito succede questo. Vuoi far crescere la tua attività? Il rating lo permette, così richiedi le prime linee di credito. La cosa funziona, investi, il mercato si espande, cresci, hai successo e cresci ancora. Più cresci, più hai bisogno di soldi, perché altrimenti non potresti alimentare la macchina in velocità. Il meccanismo è più o meno questo. Investi, spendi soldi, vendi, dopo incassi, ma siccome i soldi escono ancora prima di rientrare, qualcuno deve anticiparli e questo qualcuno è l'istituto di credito. In questo modo hai sempre a disposizione la liquidità che ti serve e riesci ad andare avanti. Che succede però se a un certo punto il meccanismo si inceppa? Se qualcosa va storto, se chi ti doveva pagare non ti paga, se si verificano degli errori nelle previsioni di vendita, i pianeti si allineano contro di te e quelle fatture che la banca ti ha anticipato non verranno mai restituite, peseranno sul gruppone della tua azienda, il debito aumenterà e le condizioni di credito peggioreranno. Le banche sono i primi creditori ad accorgersi che l'azienda ha dei problemi finanziari e non sono molto portate a prestare denaro se pensano di correre il rischio che non venga restituito. Sono più di 15 anni che faccio questo mestiere e non ho mai visto una banca aiutare volutamente un imprenditore in crisi. Anzi, solitamente gli danno il colpo di grazia. Sono aziende anche gli istituti di credito, fanno soldi vendendo denaro, non sono associazioni di beneficenza. Il punto è che lo fanno in maniera silenziosa perché non sbattono le porte in faccia con violenza. Ti lasciano lì ad aspettare una risposta per settimane, magari mesi, senza toglierti la debole speranza di riuscire ad avere i soldi di cui la tua azienda ha bisogno. Sono finiti i tempi delle minacce. Oggigiorno il direttore ti contatta in maniera informale, ti invita a un appuntamento in filiale per parlare dell'andamento dell'azienda e del rapporto con la banca. Nel mezzo di quella che sembra essere una tranquilla comunicazione di amici di lunga data, ti assesta il colpo di grazia. La direzione ha segnalato che sei troppo esposto e che devi pianificare un rientro rapido. Dovete mettere a posto le cose, ma nei limiti di quelle che sono le tue possibilità, ci mancherebbe. Non è interesse della banca mettere gli imprenditori in difficoltà, ma dovete trovare una soluzione condivisa per rientrare. Se vuoi capire come creare le condizioni per avere una condizione che ti permetta la sopravvivenza aziendale, candidati ora per una consulenza diagnostica preliminare con uno dei nostri consulenti, cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. E scopri come possiamo aiutarti. Magari sei nella stessa situazione di Nicola, titolare di un'azienda che disegna e commercializza linee di abbigliamento a marchio proprio. Il suo business è cresciuto per anni con una struttura finanziaria inadeguata a sostenerne lo sviluppo e per questo andava avanti con linee di credito strautilizzate, ben oltre le soglie raccomandabili. Poi il patatrac. Una collezione sbagliata ha portato molti dei suoi clienti a non pagare le forniture e ad avviare una sanguinosa causa legale, mentre Nicola, per pagare le scadenze più urgenti, aveva anticipato le fatture di questi clienti nonostante la contestazione. Nonostante avesse prolungato la scadenza, la banca non se l'è bevuta e a un certo punto lo ha contattato per firmare un piano di rientro talmente stringente da drenare tutta la liquidità disponibile, bloccando tutti i pagamenti, la produzione e le vendite. L'intera macchina aziendale, insomma. Quella che ti ho appena raccontato è una storia di come una gestione finanziaria che poggia quasi interamente su fonti di finanziamento bancarie può arrivare a paralizzare l'azienda. Ma non ci si arriva all'improvviso. È un percorso che porta l'azienda da uno stato apparente
equivalente di benessere ad uno di farmacologico. Un percorso fatto di fasi in cui si può aggiustare il tiro in maniera indolore, perché l'azienda cresce, i soldi entrano, si tratta solo di impostare la struttura finanziaria in maniera tale da evitare determinati errori. Ci sono poi le fasi finali, quelle in cui si può fare ben poco e se anche si sopravvive si esce comunque con molte ossa rotte. Ma perché aspettare sempre di arrivare a questo punto? Perché non fermarsi un attimo prima, quando il treno è lanciato in corsa, per capire se sta viaggiando sul binario giusto o su un binario morto? In tutta onestà, mi sto spendendo tanto a condividere queste storie e queste informazioni perché non vorrei mai che quello che è capitato a Nicola succedesse anche a te o ad altri imprenditori. Tutto quello che serve è un metodo per allontanare i problemi dell'azienda in maniera rigorosa, valutando la situazione in ogni sua sfaccettatura e soprattutto senza improvvisare. Pensa a quanto sarebbe comodo avere un direttore finanziario a portata di telefono che si occupa per conto tuo di tenere sotto controllo i numeri dell'azienda, di analizzare i costi, di lavorare per incrementare la marginalità guidato soltanto dai numeri e che lascia a te solo il compito di autorizzare l'esecuzione della migliore soluzione possibile. Questo è quello che facciamo per i nostri assistiti. Diamo loro la possibilità di avere un direttore finanziario, un ufficio acquisti e un ufficio affari legali a una frazione del costo necessario per internalizzare queste funzioni fondamentali per il successo di qualunque azienda. Questa è la nostra priorità. E sai qual è la cosa bella? In questo momento puoi candidarti per provare i nostri servizi senza sborsare un centesimo. Se vuoi saperne di più, candidati ora per la consulenza preliminare diagnostica cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione e scopri come possiamo aiutare. Ho formato un team di professionisti che si occupa della gestione finanziaria delle PMI. Affianchiamo i nostri assistiti occupandoci di gestire ogni aspetto in questo ambito senza far pesare i problemi sulle spalle degli imprenditori. Pensa a quanto sarebbe più semplice fare impresa avendo al tuo fianco una persona esperta nella gestione finanziaria aziendale, un tecnico che ti aiuta a individuare il percorso da seguire e ti toglie le castagne dal fuoco. Immagina il sollievo che proveresti avendo a tua disposizione un direttore finanziario che si occupa per conto tuo di valutare le alternative, di negoziare gli accordi e di lasciarti solo il compito di autorizzare l'esecuzione della migliore soluzione possibile. Questo è quello che facciamo con i nostri assistiti. Lo facciamo seguendo un metodo scientifico che ci permette di risolvere i problemi strutturali dell'azienda mentre gestiamo le emergenze, in modo che le condizioni finanziarie dell'azienda smettano di peggiorare. Ci riusciamo dando agli imprenditori che affianchiamo la possibilità di avere un direttore finanziario, un responsabile acquisti e un ufficio affari legali interno a una frazione del costo necessario per internalizzare queste funzioni fondamentali per il successo di qualunque azienda. E sai qual è la cosa bella? In questo momento puoi candidarti per provare i nostri servizi senza sborsare un centesimo. Avrai accesso a procedure che hanno permesso a più di 2000 aziende di incrementare la loro redditività, ridurre il peso dell'indebitamento e abbassare il rischio applicando il metodo di Domenico per la gestione finanziaria delle PMI. La tua potrebbe essere una delle 6 imprese selezionate questo mese per entrare nel nostro programma di affiancamento operativo. Perché solo 6? Perché questo è il numero di progetti che abbiamo portato a termine con successo e questi sono gli assistiti che i nostri gestori possono accogliere in questo mese, dedicando loro il tempo necessario a conoscere l'azienda dall'interno al punto da riuscire ad affiancare l'imprenditore nella gestione finanziaria. Se ti interessa saperne di più, clicca sul link che trovi nella descrizione o digita quello che leggi in sovraimpressione. Verrai contattato da un consulente esperto che ti guiderà nel processo di selezione per entrare nel percorso di affiancamento, se lo vorrai e se valuteremo di poterti essere d'aiuto. Cosa otterrai dalla consulenza preliminare? Diverse cose. Innanzitutto, un'analisi puntuale della situazione in cui versa la tua azienda, dei pericoli a cui è esposta e dei rischi che corre, che ti permetterà di agire prima che sia troppo tardi. In secondo luogo, un progetto di affiancamento su misura, elaborato in funzione dello stato di salute della tua attività. Riceverai inoltre una proposta per attivare il servizio di affiancamento operativo più adatto alla tua impresa. Potrai valutare se prendere in affitto una parte del mio team e delegare ai nostri professionisti le attività necessarie per la gestione finanziaria della tua attività e risolvere eventuali problemi di indebitamento, oppure di non farlo. In più, se deciderai di farti seguire da noi, avrai la possibilità di provare il nostro servizio di affiancamento senza sborsare un centesimo. Se dovessi decidere di proseguire il percorso con noi, infatti, mentre ci occupiamo di analizzare la tua azienda, avrai diritto a 2 mesi di affiancamento gratuiti per provare i nostri servizi e iniziare a risolvere le emergenze. Cosa devi fare per avere tutto questo? Semplicemente dedicare un'ora del tuo tempo per partecipare attivamente alla riunione con il tuo business tutor, cercando di ridurre al minimo le distrazioni. Sono sicuro che sarai contento di averlo fatto, anche se non dovessimo iniziare a lavorare insieme. Come faccio ad esserne certo? Perché ho raccolto alcune delle opinioni dei 5.959 imprenditori che hanno già ricevuto una consulenza gratuita. Ecco cosa ha scritto uno di loro pochi mesi fa. Inserire una slide delle testimonianze. Cosa aspetti?
Candidati ora per una consulenza diagnostica preliminare, cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.